Ehi mamma, senti, ti volevo dire, ma che facci mi stai facendo, ma? Oh, poi mamma, sei una grande abbucchina, ma che la abbucchina mamma tu non ti insegna mai niente, mannaccia la miseria, ma pure a me, devi bussare prima di entrare, mongoloid, scema, chi t'ha morto? Poi mamma, perché stai prendendo foto di papà pure tu, madonna mia, siete proprio una famiglia sporca, e poi, ma almeno fallo in due cesse con me babbo, non tu rietti, ah! Sì, Peppa, ti ho chiesto la tua opinione? No. Allora facessimo che la bocchina mamma di chi lo mongoloide patti, di chi lo fetaciate zitto, di chi lo mongoloide frate, di chi lo grande figlio di una puttana di nonna, facessimo dimmi che facciamo uomo. Vabbè, mi servono soldi. Come faccio? Mamma mia, stai sempre a chiedere denaro. Padre, tu, va a tuo padre, vedi che sta rumendo un coppo di divano. Fottiti i soldi, però state accorti, chi l'ha appena vede che qualcuno ci fotte i soldi, what, mamma mia, state accorti. E che pensi, ma caso scemo? È normale che un lavoro così pericoloso e difficile non lo posso mai fare. Secondo te potevo mai fare, ma sei tutto scemo. È normale che faccio qualche bucchino in frate. George! George, vieni a bocca! George, vieni a bocca sorta! Che c'è? Allora, George, papà Pig sta rumendo in coppa di divano, stanno pure i soldi. Piano piano devi andare vicino e te li devi fottere, vai, insegna, fai vedere a tua sorella di che pasta sei fatto. E patano fritto. Adesso, oh, eccoli i soldi di mio padre. Adesso molto lentamente devo andarli a pigliare senza farmi scomare. Oh, cazzo. È una grande buchi. George, grazie dei soldi. Grandissima puttana!